Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di The Banding of Isaac Afterbirth Plus. Io sono Ser, benvenuti nel mio canale. Oggi sentirete rumori, roba, gente. Terribile. Devi run con The Lost. Faremo questa oggi. Se moriamo subito, faremo altro. Non è male. Ma vediamo se prima. Se prima riusciamo a fare altro. Ok, una bomba. Forse è meglio sprecata lì che per il reroll. Chissà. Ci ho provato. Ma non era chiaramente lì. No, forse era dalla parte opposta. Tipo qua sopra. Una chiave, un'altra tinted, allora bombe non ne avremo. Infatti, quando è così, a meno che le monete non ci possano dare una mano. I miei occhi in questo momento hanno fatto l'effetto di retrovision, non credo sia una buona cosa. Dire che con quella bomba, no, prima finiamo il livello, poi si decide, perché secondo me è meglio andare in una stanza segreta. Qua c'è il boss da qualche parte. Stanza doppia lunga, ok. Abbiamo più o meno idea di come è fatto il livello. Non è una cosa buonissima, eh. Vuol dire che sono più di 30 secondi che siamo qua dentro. Va bene. Morire? Non ti sembra una buona opzione? Tu sei il minore dei problemi. Ti stanchi facile. Rage anche sì. Spariamo più lontano. No, andiamo più veloce e spariamo più lontano, qualcosa del genere. La tinted no. Questa a sto punto la prendiamo. Oppure no? Sì, perché io pensavo che la. Esatto, fosse qua. Non mi dare counterfeit penny, sì, però spaccati. Ah, la bomba potremmo comprarla volendo. Vediamo un attimo. Cazzo, lo stopwatch. Bomba 3. Questo ci potrebbe dar 5, non ci bastano comunque. Tanto vale usarla. Questo ci può dare qualcosa di interessante? Poteva. Va bene. E non ci ha dato niente. Perfetto. Possiamo fare quelli che vanno. Ma non ho preso Mamo X, giustamente. Se rirolliamo così. Ok, vada per chocolate milk. Adesso con un po' di fortuna ci ricordiamo la strada. Ok.
Non volevo prenderlo col cuore, ma non fa niente. Allora, caro Sellar, siamo io e sentirete un po' di casino, ma fa niente, no? Buono. Oh no, non buono. Perché sono giallo? Questo è, beh, non è un fagiolo, penso sia un intestino. Boh. Non lo so. Insomma, che fa in realtà? Non mi interessa. Questo non ci posso andare. Sì, andiamo veloci veloci a vedere altre stanze, vediamo se ci caga fuori una un consumabile random. Non ci caga fuori proprio niente. Perfetto. Ah, è quello che fa le scuregge. Ah, il fagiolo delle scuregge. Sì, adesso me lo ricordo. Ok, Caves. Siamo tutti con te. Full Metal Health. Ma a parte gli scherzi. Oh sì. Potevo farlo fare a loro, no? Sì. Mi sono conscio. Ok, abbiamo 15 monete, ma sappiamo che lo shop figo è già stato fatto. La nuvola si muove. Attira i nemici. Che cazzo fa quella roba? Non ho capito che esattamente cosa faccia, eh. Preferisco, sì. Box of friend e niente di che. Ho qua. Già, giusto.
ci sta. Agalaz. Forse la migliore è Ansuz. Oh, porca vacca, subito. Sono un coglione. L'ho sparata io. L'ho fatto veramente. L'ho lasciata e ho spinto spazio. Uccidetemi, vi prego. Vi prego, uccidetemi. Cosa ho fatto? Ok, no, cerco di farmi perdonare, giuro, faccio una run con The Lost. Una run a caso, tanto. Non ho velleità. Giusto per fare una run. Boh, una run. Così. Ad cazzo. Merda. Oh, interessante il cuore. Sì, conviene, più o meno sta sempre al centro della stanza in realtà. Wow. Allora, fino ai livelli iniziali non è problematica la cosa. Dopo è un cazzo di casino. Esatto, è quello che intendevo. Finché all'inizio non è un grosso problema. Quando nei livelli successivi, se non abbiamo aumenti di danno seri, è un problema avere sta cosa. Questo è un problema, per esempio. Che non sparerà mai nella direzione che vogliamo noi. Dobbiamo anticiparlo parecchio. Ok, allora facciamo così. Avrebbe riferito Head of Krampus, però ok. Bene. Ok. Ma ce l'abbiamo Lamp of Call alla fine, sì. The Fall, ok, non ci dispiace. Basta batterie. Tutto quello che volevamo vedere l'abbiamo visto, no? Più o meno. Più o meno, sì. E su, dacci un oggetto figo. Speed up. Va bene. Lì c'era Krampus, quindi è inutile che ci rientro.
Curse of the Lost. Qui ne potremmo fare qualcosa del genere. Esatto. Poi ce ne usciamo. Non è facilissimo, usarlo, ve lo dico. Bisogna stare attenti soprattutto a schivare, cioè alla fine attaccare sì, potreste non colpire il bersaglio, ma un po' sti cazzi, no? Esatto. Ci manca. Manca lui. Lì ancora non conviene entrarci. Ah, questo è abbastanza tranquilla come stanza. Qua? Anche no. Oddio. Tra questo e il dado è meglio questo. Sempre vogliamo fare gli splendidi. Servirà niente, ma se mai riuscissi a prendere uno di quelli che fa brimstone, tanta roba. Pulisce le stanze che è una meraviglia. Aspetta un attimo. Ok, no, per forza di qua. Cazzo, in bundle. E vabbè, allora. Ah, di sto passo non lo prenderemo mai. A me ne è più di quelle che mi hai tolto. Grazie. Ok, uno è andato. Questo è difficilissimo perché schivano. Che fatica. Vai, vai. No, ma prendere danno così sicuramente mi porterà alla vittoria. Sicuramente mi porterà alla vittoria. Grazie. Non dovevi. Non ci posso fare niente.
Lil Delirium. Siamo gappi. Siamo gappi con 9 vite. Ok. Con il peggior sparo dell'esistenza umana. Curse of the Blind. Quindi qua prenderemo robe divertentissime. Quello è una figata. Quando ti trasformi in questo sei il mio amico migliore proprio. Se non sbaglio, l'Inderin dovrebbe anche. Marto, quanto è grosso? Dovrebbe anche generare mosche il delirium. Oh, consumo dei doppi finalmente. Danno, no, quello mi dà cuori al posto di consumabili normali. C'è una possibilità che diventino consumabili blu. Questo può essere interessante, soprattutto se faccio così. Parte il presupposto che è lì. Non è stato interessante. Dove mi hai colpito? Allora sei forte. Non ho sentito rumori strani, quindi in teoria. Basta sparare a muzzo, no? Dov'è? Non lo sapremo mai. Risiamolo. I'm error. Ma a me va bene, se no evite. Ti dirò. Ok, questa non ci volevo. Porca vacca però.
Aspetta, sto facendo un casino. Oh, grazie del delirium. Scusa. Che cazzo di stanza è questa? Ma minimo proprio. Ok, allora, boss. Giusto? Sì. Facile, mi hanno detto, dalle mie parti. Però vero è che basta mirarlo. Esatto, con questo sparo non è così pessimo. Chiaramente si aprono tutte e due. Di cosa ho bisogno? Di qualcosa di figo. Va benissimo tutto. Le pacche mi dà danno, vero? Sì. Bisogno di danno. Che almeno le mie moschine mi danno una mano, perché sennò... Mi sta bene. Bene. Allora, sta stanza è terribile. Stato, perfetto. Non mi serve. Chissà perché non mi ha colpito quel brimstone. Doveva. Ci interessa. Cazzo, Pertro ci interessava però. Un attimo solo. Ah, facciamo così. E aumentiamo la chance. Dopodiché va bene. Tanto possiamo uscire, no? Il piede non ci fa male, quindi basta stare attentissimi. No, sei comparso in un momento brutto, te lo dico.
Chiaramente andiamo su. Boss Rush al momento non ci interessa. Curse of the Labyrinth. Allora, questo durerà un'infinità di tempo. Sì, però questo è scomodo. Ottimo per non so quale motivo, ma va bene. Recchiamo degli antichi. Santo Dio. Che fa? Ah, sì, ok. Non avevo colto la citazione Magic. Era chiaramente un peschino di tre. Peraltro ce lo portiamo. Qui oltretutto basta fare il primo e poi si esce, no? Perché adesso l'hanno. Oh, santo cielo. Quanto grosso. Adesso si aggiorna l'attiva a ogni. Beh, è vero. Ok, e questa in teoria dovrebbe essere quella vicino. Al boss. Il boss o è di qua o è di là. Non mi interessa, dovrei essere vicino al boss in teoria. Vediamo se è vero. Magari no, eh. Io non subisco danno da contatto. Quando sono chiusi non fanno danno. Sarebbe la prima volta che so questa cosa. Vecchio trucchetto, vecchio trucchetto. Ah, ok. Era dall'altra parte. Ho fatto solo qualche stanza for fun, praticamente. Ce la farò a non farmi toccare. Ok. Doppio boss. Allora, pensiamo un attimo a come fare questo boss. Stando fermi, perfetto. Ah, di lì c'è il cuore. Non so se sono prettamente in grado. Forse sì. A me basta schivare in realtà. Allora, per come sono messo, non riuscirò a fare Delirium. Ma non solo non riuscirei a fare Delirium, non riuscirei a fare neanche Ash. Però mi tocca farlo, cioè non è che ho alternative. Ah, Lil Battery può essere effettivamente. No, questo è The Battery. Store Energy. Diciamo, ho un tentativo in più, mettiamola così. Cazzo, questo è fantastico, sì.
Più che il danno, perché il danno contro Delirium effettivamente mi servirebbe, ma contro Delirium prenderemo talmente tanti. Talmente tanti oggetti se ci arriviamo, che è il meno. Esatto, tu sparelli e il resto non conta. Esattamente quello che dovremmo fare. Stare fermi qua e schivare. Tutto. Dobbiamo schivare tutto. E poi quando ci avviciniamo, moscheggiare. Dargli un bel po' di mosche addosso. Così. Merda. Prima fase. È andata e adesso si muoverà in simpatia. Attualmente non era malissimo una cosa. Ok. M'hai fregato. Sembra facile, non è facile per un cazzo. Esempio, quando fa questo, io lo odio. Però ci arrivo lo stesso. Qua mi colpisce. No. Oltretutto noi facciamo più danno con l'ultima parte delle lacrime. No, un attimo prima mi devo fermare. Cerchiamo di essere più concentrati, eh. Perfetto, più concentrati. Era esattamente quello che professavano. Uscirò pre. Perfetto, questa è andata così, ma era meglio così. Ok. Concentrazione. Non voglio prendere danno nelle prime, per favore. Nelle prime ondate no, dopo sì. Dopo ci sta, posso anche morirci, ci sta. Ma non nelle prime, per favore. Siamo anche più o meno veloci, eh.
Dai, attaccati. Oh. Ma porco cazzo. Era un punto cieco, non lo sapevo. Eh no, figlio della merda. No, figlio della merda. Io lì ci devo arrivare con due vite, a quel punto, con due colpi rimanenti. In teoria non ci dovresti neanche arrivare. Come ho preso danno? Da cosa? Ho preso danno, ve ne siete accorti tutti. Vedete che non c'ho più Laura? Laura non c'è. Ok, questo era pessimo. E non ho più Laura di... Perché? Che ho fatto di male? No, adesso uso Undefined, lo dico adesso. Gli ho elevato una quantità di HP imbarazzante, ma non servirà a niente. E qui mi uccide. Salve. No. Qui mi uccide. No, forse non ci arriva neanche qua. Basta. L'ultimo tentativo, eh. Se mi ricolpisce, buonanotte, senatore. Schiva. Pensa solo a schivare.
metto qua. Aspetta, non ci arrivi. Cacchio, cacchio. Tomo, tomo. Ci dovrebbe arrivare. È che si grosso. Come suolo gonodire. Sei leggermente troppo grande. Ci passo come? Però hai rotto il cazzo, lo dico. Non ne esco. Niente. Cazzo. Ho fatto una cazzata. Potevo scendere. Adesso ci tocca farlo per forza. Adesso se muoio torno là. Io ho ancora vite. Perché non ho l'abilità di Sansone che almeno... Ok, si schiva. Bello perché arriviamo sempre vicino alla fine, ma poi per i maledetti attacchi che fanno riusciamo a farli. Ci siamo, eh? C'ho caldo, sto sudando, voglio la mamma. Ce la posso ancora fare, dai, dai, dai. 50%, 50%. Ogni tanto un pochino scende, chissà perché. Chissà che cosa è dovuto. Sì, io non so come uscirne però. Ecco, appunto. Ora l'unica domanda che mi voglio fare, che mi voglio porre è questa, è la seguente. Se muoio, torno in quella stanza lì? Sì. Perfetto. Io mo però ce l'ho. Perché ci sono morto, non mi sono teletrasportato. Quindi è come se non cambiassi stanza entrando nella... Ok, siamo in Sheol, senza un valido motivo. Siamo anche abbastanza forti per batterla Sheol, è bello è quello.
No, non c'era niente di là. Così dice la mappa. Utile. Non esageriamo. Bene, fai i fighi, ma. Così, mi piaceva un sacco quella roba. Dov'è? Va bene. Dov'è il boss? Giù, di solito è giù. E infatti era giù. Ah, perfetto, non me ne sono neanche accorto. C'ho ancora la testa? Nope. Ultimo tentativo. Ok. Ok, e qui finisce l'avventura del signor Bonaventura. Giusto? Credo proprio di sì. Oppure no. Fa piacere sapere che non cambia un cazzo. Ah già che non posso morire dalle bombe. Poi sono un pirla. Dammelo. E quindi si va direttamente da Delembe. Giusto? Con anche Curse of the Maze, mi sembra onesto. Ah, siamo già dal boss, ok. E come lo affronto io lui? Con un sacco di speranze. Sei un figlio di vacca. Va bene, oh, grazie di avermi aperto Delirium. Vabbè, una run Delembe con Lost l'abbiamo fatta. Prima o poi ci
ci capiterà anche di essere abbastanza potenti per andare da Delirium e ucciderlo. Purtroppo abbiamo già visto che non basta essere gappi, mettiamola così. E quindi questo è quanto. Ragazzi, questo dovrebbe essere il video di venerdì, se non erro. Domani è il mio compleanno, per chi è arrivato fino in fondo e ha letto e ha resistito, sappia che domani, che è il 3 giugno, è il mio compleanno. Quindi non usciranno video. Probabilmente farò uscire un piccolo video della festa di domenica al casale, ma giusto per farvi vedere un po' il casale, la piscinetta che hanno fatto, robe. E, però diciamo che i video riprenderanno poi, credo, lunedì. Tutto qua. Mi prendo anche io qualche giorno di ferie, anche se ho preso la settimana sabbatica la scorsa settimana, però diciamo che un piccolo ponte lo faccio anch'io. Anche perché al lavoro fidatevi che questo periodo è veramente stressante. E niente ragazzi, ci si sente e alla prossima. Ciao!